Grazie Presidente. Allora, ci sono evidentemente diversi aspetti su cui abbiamo visioni completamente diverse, sia per quanto riguarda il grado di approfondimento dei temi affrontati, sia per quanto riguarda l'iter. Continuate a parlare di dialogo, di confronto, di partecipazione, di coinvolgimento, peccato che però vi riferiate solamente alla Giunta. Io capisco che il nostro Presidente ha, diciamo così, un atteggiamento abbastanza autarchico e che quindi molto probabilmente l'Assemblea molto spesso rappresenti solamente un impedimento a quelle che sono le sue volontà, volontà che oltretutto sono anche piuttosto variabili, visto che fino a pochi mesi fa sosteneva un referendum che in realtà avrebbe ceduto competenze, ad oggi da un giorno all'altro, così forse sulla scia del fatto che ci siano altre regioni che chiedono autonomia, voglia arrivare primo, quindi scavalcando l'Assemblea, quindi scavalcando i cittadini, senza indire un referendum e andando anche contro interrogazioni parlamentari di deputati del Partito Democratico che chiedevano proprio il coinvolgimento dei cittadini e il referendum su dei contenuti, ma contenuti seri, non su una procedura o su andiamo a chiedere A, B e C, poi tanto torniamo qua, rifacciamo la cosa, vi coinvolgiamo, vi diciamo cosa è venuto fuori col governo, poi nel frattempo la legislatura finirà e tutto quanto si risolverà in una bolla di sapone. Noi crediamo che se si vuole attuare un procedimento serio ci debbano essere dei tempi, certo, definiti e certi, ma non frettolosi, perché altrimenti si riduce tutta una campagna elettorale, una propaganda elettorale, a un voler probabilmente così accumulare consenso un po' di qua e un po' di là senza dare effettivamente un risultato e un qualche cosa di attuabile seriamente e concretamente. Questa è l'impressione che abbiamo. Vorremmo, gradiremmo che comunque ci arrivasse il materiale risultante dai confronti fatti con la Giunta. Ripeto, la Regione è composta da Giunta ed Assemblea. Fino a prova contraria, ancora la nostra Costituzione dice che l'indirizzo lo deve dare l'Assemblea e la Giunta e il potere esecutivo, non la Giunta decide e poi per alzata di mano sì, l'Assemblea avvalla, anzi la maggioranza avvalla quello che la Giunta decide.